Ok, ciao a tutti, dovremmo esserci. Ciao a tutti. Allora, aspetta. Allora, scusate, quella di prima non l'ho postata perché è durata pochi secondi. Dovremmo esserci, giusto? Non capisco, ma. Ok. Ciao Giuliana, ok, adesso ci siamo. Scusate, avevo la telecamera che mi faceva vedere come se avessi il telefono orizzontale, verticale. Ciao Chiara, poi pipistrello. Sì, ero. Esatto, ero modalità pipistrello. Ciao Arianna, ciao a tutti, ciao Giuliana. Aspettiamo ancora un attimo prima di partire con la diretta. Tra virgolette, grazie a tutti per essere qua. Grazie Gaetano per aver creato il gruppo, grazie Vita e grazie per i suggerimenti, per i titoli, gli argomenti, li tratteremo sicuramente tutti. Tra l'altro, alcuni argomenti tipo il perdono e qualcun altro aveva menzionato dei problemi irrisolti con la famiglia, parleremo molto più. Ciao Vittoria, approfonditamente di quegli argomenti, tutte le domeniche sere, cioè tutte le ultime domeniche sere del mese, cioè partendo da, mi pare sia il 30, l'ultima domenica di questo mese, per cui dal 30 di gennaio e poi sarà l'ultima domenica di tutti i mesi, alle 21:30 farò una diretta, dedicata alle costellazioni familiari sistemiche. Per cui potremmo parlare molto, molto approfonditamente. Perché le costellazioni familiari sistemiche sono proprio mirate alla riconciliazione. Riconciliazione vuol dire appunto il prendere letteralmente nel cuore, aprire il cuore agli altri. E gli altri che sono più vicini a noi sono quelli che formano il nostro sistema familiare, per cui i nostri fratelli, le nostre sorelle, i nostri genitori e così via. La voce si è persa. Giuliana, fatemi sapere se sentite o no. Ciao Wendy, hello. No, Wendy, I won't be doing any English one at the moment. No. C'è Wendy che chiede se farò altre dirette in inglese. No, al momento non ce ne sono di programmate. Ciao Katia, ciao Nadia. Mi sentite adesso? Mi fate sapere se mi sentite? Non ti sentiamo. Oh, cavolo, aspetta un attimo. Allora, provo a staccare. Così mi sentite adesso? Non si sente. Mi sentite adesso? Prova, prova, mi sentite? Mi sentite? Adesso mi sentite o no? Il tuo quadro è sparito. No, il tuo quadro c'è, che è sopra di me. Ora sì, aspetta un attimo. Dai, che intanto. Allora, mi sentite adesso? Mi sentite? Ci sentiamo molto piano. Allora, adesso mi sentite meglio? Mi sentite? Sì, esatto, il quadro è sopra di me, sì, esattamente. Perché sono seduto sul divano? Sì, un po' di più. Adesso mi sentite bene? Mi viene in mente la diretta che avevo fatto con Pamela un anno fa, mi pare, anche forse di più. Dove ci abbiamo messo 45 minuti a connetterci, o forse di più, 50 minuti e 10 minuti di diretta. Ma come poco? Non mi senti? Mi sentite? No? Ora si sente bene, adesso sì, perfetto, grazie. Allora, possiamo partire con l'argomento della serata. Questa sera parliamo di, ciao Adriana, parliamo di come essere in equilibrio, come mantenerci in equilibrio e come
controllare barra accettare le nostre emozioni negative, ok? Tra virgolette, la parola controllare, quando si parla di emozioni, non ritengo che sia molto appropriata, semplicemente perché controllare le emozioni è, non dico impossibile, ma quasi, perché le emozioni sono energie. E vi invito tutti a pensare, più che pensare, a considerare sicuramente le emozioni, ma tutto quello che provate a livello energetico, ok? Da adesso in poi tutto quello che dico, immaginate, sentitelo, cioè parliamo più che di emozioni o di pensieri, sentiamo l'energia, ok? Le emozioni sono energia, l'energia non si può controllare, l'energia si può sentire, si può riconoscere, poi quello che si può controllare o meno, e quello si può, e poi l'agito, l'agire, sono poi le azioni che potremmo fare seguendo una certa emozione oppure no. Però l'emozione è sempre meglio non controllarla, riconoscerla, sentirla. Poi, ovvio, se l'emozione, per esempio, se è tristezza, perché no? Fai pure un bel pianto, fa benissimo, la fai uscire piangendo. Se è rabbia, è opportuno riconoscerla, per cui a livello mentale io consiglio sempre di dire sì, cioè sì, adesso sto sentendo, provando e riconoscendo questa emozione, che può essere rabbia, può essere frustrazione, può essere tristezza. Quello è necessario, che la sentiamo. Se è rabbia, il controllare l'azione è consigliato, perché se io sono arrabbiato con qualcuno, è meglio che non gli tiri niente addosso, ok? Perché se no alimento e creo delle conseguenze che sicuramente sono già più negative del fatto che io sto provando questa rabbia. Sì, esatto, Giuliana, grazie. La reazione all'emozione, grazie per puntualizzare. Esatto, la reazione all'emozione si può controllare, questo sì, questo sì. Partiamo dal tenerci in equilibrio, che questo è proprio il punto focale del tutto. Immaginate questo, visualizzate proprio, lasciate che questa immagine penetri dentro di voi. Immaginate una sfera, immaginate che voi siete questa sfera energetica, ok? Questa palla, questo cerchio energetico. In questa sfera energetica c'è un centro, ok? Immaginate come se fosse un pianeta, il centro della Terra, ma immaginate questa sfera energetica come un fluido, come se fosse un mare, un oceano rotondo. In superficie, sulla superficie di questo mare, di questo oceano, ci sono delle onde. Okay, perché ovvio soffia magari il vento, c'è più vento, meno vento, che sono poi le energie degli altri, le energie di quello che sta succedendo fuori a noi, che creano queste onde. E queste onde sono le emozioni che noi proviamo. Se siamo però focalizzati su chi siamo veramente, cioè entità spirituali che hanno un'esperienza umana, riusciremmo a essere più centrati, cioè a focalizzarci nel nostro, nel centro, nel nostro cuore. Immaginate la Terra, che al centro della Terra ha proprio una parte che il perno di tutto. Immaginate questo oceano rotondo dove in profondità è imperturbato da quello che succede in superficie, cioè le emozioni nel nostro profondo, se siamo focalizzati su chi siamo veramente, non ci perturbano così tanto. Arriverò poi a spiegarvi cosa intendo, come si fa, perché un conto è pensare queste cose, visualizzarle, un conto è poi metterle in pratica.
Chi dice? Mia dice, ora cambia. Ok, spero di aver reso l'idea. Per cui, per riuscire a rimanere in equilibrio, è necessario a livello energetico ancorarsi su qualcosa che è stabile, che è dentro di noi. Un consiglio che io do sempre è quello di focalizzarsi quando siamo rilassati sul nostro respiro. Facciamolo insieme. Prima ci focalizziamo e regolarizziamo però anche il respiro. Magari facciamo 2 o 3 respiri profondi, riempiamo bene i polmoni, mandando l'aria proprio giù, più giù che possiamo sul diaframma. Poi la facciamo uscire e poi la facciamo rientrare. Allora, la prima cosa che facciamo è focalizziamo la nostra attenzione sul respiro. Cioè ci ancoriamo su un qualcosa che è all'interno di noi. Il nostro respiro va proprio è proprio al centro del nostro corpo. Poi cosa facciamo? Poi apriamo, espandiamo la nostra consapevolezza. Cioè, mantenendo un po' di attenzione sul respiro, però non tutta, solo un pochino, quanto basta per tenerci centrati. Poi apriamo la nostra consapevolezza, la espandiamo a tutti il nostro corpo e facciamo caso a quello che sentiamo, alle sensazioni che abbiamo. E notare, sto usando la parola sensazione e non emozione, e poi vi spiego perché, perché c'è una grande differenza tra le sensazioni e le emozioni. E facciamo caso alle sensazioni che abbiamo. Poi possiamo anche espandere la nostra, ciao Silvia, la nostra consapevolezza anche a tutto ciò che percepiamo al di fuori di noi. E poi, come terza cosa, assumiamo una attitudine amorevole ed empatica, cioè, e questo è determinante, avere un'attitudine amorevole vuol dire accogliente, benevola ed empatica. Vuol dire comprensiva, comprensiva riguardo prima di tutto a tutto quello che succede dentro di noi. Cioè, in ogni situazione, anche quando noi proviamo un'emozione che può essere tristezza, rabbia, frustrazione, è determinante essere consapevoli del fatto, che è un fatto, una realtà, che noi non siamo quell'emozione. Noi possiamo credere, possiamo identificarci e sicuramente quando siamo presi dall'emozione, quando siamo totalmente inconsapevoli, noi siamo, infatti diciamo sono arrabbiato, sono frustrato. La realtà però è che noi non siamo la nostra frustrazione, non siamo la nostra rabbia, non siamo la nostra tristezza. Possiamo identificarci con queste, in questo caso sì, noi lo siamo e possiamo proprio essere presi da questa emozione. E in questo caso, per esempio, se l'emozione è distruttiva come la rabbia, noi potremmo veramente, è difficile anche in questo caso, controllare le nostre azioni, perché se io sono arrabbiato, molto probabilmente mi comporterò da persona arrabbiata che a dir poco magari abusa qualcuno,
o attacca qualcuno verbalmente, o anche solo magari senza parlare col pensiero. I pensieri sono potenti. Una parola, essere amorevoli quando ti si infiamma il neurone. Esatto, è difficile, ma ci arriviamo. Poi se ci lasciamo proprio andare a questa rabbia, se noi siamo la rabbia, potremmo anche agire, cioè prendere un qualcosa e tirarla a qualcuno o addirittura alzare le mani. Ok? Per cui l'invito è di aver sempre, sempre presente che noi non siamo le nostre emozioni. E questo è semplicemente significa essere consapevoli. Le tre cose che vi consiglio di fare, che è focalizzarsi sempre su un qualcosa che è in noi che ci tiene centrati, e di solito questa cosa può essere il respiro, focalizzandoci sul respiro, aprendo però la nostra consapevolezza anche a quello che succede nel nostro corpo e fuori, e assumendo una attitudine amorevole ed empatica, cioè ed empatica proprio verso le nostre emozioni, verso i nostri pensieri, ci permette di realizzare che noi non siamo le nostre sensazioni e le nostre emozioni o i nostri pensieri. Noi siamo quel qualcosa che osserva tutto questo. Noi siamo quel qualcosa che sente queste energie, ma non siamo queste energie. E questi tre punti sono poi i tre pilastri fondamentali della mindfulness, della presenza. La vita può essere un'esperienza meditativa se noi scegliamo di fare quello di cui stiamo parlando, cioè se noi scegliamo di renderci consapevoli di non essere le emozioni che proviamo, di non essere i nostri pensieri. Noi siamo quel qualcosa che osserva tutto questo. Noi, la nostra anima, la nostra essenza è imperturbata da tutto ciò che accade, a meno che non scegliamo di immedesimarci in in questi pensieri, queste sensazioni. E va benissimo. Se noi vogliamo vivere una vita drammatica, ci viviamo il film, cioè noi ci identifichiamo con quello che pensiamo, che possono essere pensieri positivi o negativi, e ci identifichiamo con le nostre emozioni positive e negative. E la vita diventa un dramma per tante persone, è ovvio, guardate, è un dramma ai massimi esponenti, e va benissimo, non c'è niente di strano, di sbagliato in questo. È una questione, tra virgolette, di scelte. E però tante volte queste scelte sono fatte inconsapevolmente. Perché? Perché tante persone non sanno, non sono consapevoli. Io una volta non ero consapevole di queste cose, io sapevo solo vivere il dramma della vita. Adesso sono consapevole che posso scegliere di vivere il dramma o posso scegliere di non vivere il dramma, di rimanere in una posizione più distaccata, non è una parola distaccata, più neutra, anzi sono ancora più presente, ma sei neutro, non sei preso da queste emozioni. E o comunque se voglio essere preso da emozioni, le creo come? Creo emozioni positive. Giuliana dice quindi distaccarsi dalla nostra materialità? Sì e no. Allora, distaccarsi, sì. Quando tu puoi scegliere di staccarti dalla materialità, quando la materialità è distruttiva, ti porta in situazioni o crea situazioni che non ti piacciono, allora lì sì puoi distaccarti, ma tu puoi scegliere invece di vivere al pieno, al 100%, le emozioni positive. E adesso parliamo di emozioni positive, negative e di sensazioni. Un consiglio che vi do, è di ragionare sempre, pensare a livello energetico, cioè di sentire, di abituarvi a sentire più che a interpretare. Dico più che invece di dire
ti invito a sentire e non a interpretare perché è difficilissimo. Abbiamo una mente pensante, ce l'abbiamo tutti forse iper sviluppata perché siamo educati così e sarebbe difficilissimo pensare di spegnerla. Possiamo però scegliere intenzionalmente di essere più focalizzati su quello che percepiamo con i nostri sensi fisici e per cui fare più attenzione a quello che sentiamo, alle energie che sentiamo dentro e fuori di noi. Eh sì, le nozioni negative, dice Giuliana. Sì, esatto, noi possiamo distaccarci da queste. Allora, a livello sensoriale, energetico, noi possiamo fare una distinzione tra le sensazioni e le emozioni. Le sensazioni sono molto più fisiche. La sensazione, per esempio, posso avere una sensazione di calore nel corpo, una sensazione più di freddo, una sensazione più fredda, una sensazione che non è un'emozione, che mi dice, è quella più collegata al sesto senso, no? Che mi dice questa cosa, questa situazione, questa persona non mi convince, non mi piace tanto, oppure al contrario, questa situazione, questa persona che ho la sensazione che mi piaccia, ok? È come un movimento interno la sensazione, ti fa andare verso qualcosa o lontano da qualcosa, ma non è un'emozione di per sé. Le emozioni, invece, sono sempre frutto di interpretazioni. Ripeto, le emozioni sono frutto di interpretazioni, non sono organiche, non sono animiche le emozioni, eh? Le emozioni sono mentali. Vi sarà successo sicuramente, immagino, che avete vissuto la stessa situazione da soli o con qualcuno, con la stessa persona, con le stesse persone e avete provato emozioni magari anche opposte. Una volta eravate felici nella stessa situazione e un'altra volta eravate invece arrabbiati, frustrati o tristi. Perché? Perché avete semplicemente, magari consciamente o inconsciamente, queste cose, questi sono processi molto veloci, normalmente inconsci, ma avete interpretato, cioè vi siete detti qualcosa riguardo alla realtà concreta che era la stessa, e questo pensiero, che può essere sicuramente negativo se avete provato un'emozione negativa e positivo se avete provato un'emozione positiva, questo pensiero, questa interpretazione, a seconda se è positiva o negativa, questo giudizio, normalmente le emozioni forti sono il prodotto di giudizi, questo giudizio positivo o negativo ha fatto sì che voi provaste questa emozione. Questo è importantissimo da sapere e comprendere. Perché? Perché questo io la considero la chiave della nostra serenità, felicità interna o infelicità, perché noi possiamo scegliere di interpretare le cose come vogliamo. Le interpretazioni sono sempre arbitrarie, non sono assolute, non sono universali. Ok? Questo è importantissimo. Ma qualcuno ha scritto qualcosa, voglio leggere e agganciarmi a cosa dite voi, e poi magari continuo. Rosaria dice: nel caso mio, i pensieri e le emozioni estremamente brutte si sono stemperati con un evento come il lutto e i segnali che ho ricevuto a seguito di esso. Mi sono infatti detto che se esiste l'invisibile, era assurdo continuare a cadere in emozioni basse. Sì, esattamente. Questo è proprio il punto determinante, il scegliere se noi desideriamo provare emozioni negative o meno. Se ci piace, perché no? Continuiamo a pensare in automatico, come magari abbiamo sempre pensato, se proviamo normalmente emozioni ogni tanto negative. Se noi scegliamo invece che ne abbiamo avuto abbastanza di emozioni negative, lo so, non è facile, credetemi, ma è possibile. È possibile perché, ripeto,
Le emozioni sono sempre frutto di interpretazioni e l'interpretazione che noi diamo scaturisce dalla prospettiva che noi abbiamo della situazione. Ma una situazione ha sempre un 360 gradi in tutte le direzioni, cioè non c'è nessuna, e ripeto, nessuna situazione che può essere solo tutta negativa o solo tutta positiva. In questa realtà quadridimensionale, ogni cosa ha il suo lato opposto e un'infinità di sfaccettature. Per cui sta a noi usare la mente in modo fluido, flessibile e creativo e generare emozioni positive. Questo è un metodo che possiamo fare. Se vogliamo rimanere nel realm delle emozioni, possiamo raccontarci letteralmente una storia diversa assumendo una prospettiva diversa. Ma c'è un altro metodo ed è quello invece di trascendere la dualità, cioè trascendere addirittura il giudizio, trascendere il bello, il brutto, il giusto e sbagliato, che è poi il metodo mistico. Cosa vuol dire mistico? Chi è una persona mistica? La persona mistica è una persona che è consapevole, ma non solo intellettualmente, a livello proprio esperienziale, dell'unità del tutto. È la persona che riesce a capire e a guardare oltre il giudizio. Sa che una cosa può essere bella, può essere brutta. Ma ne è così consapevole, può essere giusta, può essere sbagliata, ma è così consapevole dell'unità del tutto e della prospettiva olistica, cioè globale, che ha un'attitudine, io la chiamo neutra, cioè che non si focalizza su un lato, non si focalizza sull'altro, che osserva, che riconosce e in quel riconoscere totale, ha una totale accettazione del tutto ed è in uno stato così consapevole, così accogliente ed accettante, che è sempre in uno stato di quiete interna, è sempre equilibrato il mistico. Non so se mi spiego. La differenza a livello emotivo è che non ha quei picchi su, giù, perché quando noi andiamo su, emotivamente, poi è normale che poi ci stancheremo anche a livello fisiologico, il nostro corpo è poi stanco, allora sperimenteremo poi un essere giù di corda, tra virgolette. Ma anche qua non c'è niente di cui preoccuparsi. Se io sono consapevole del fatto che sono io che sono voluto andare su, emotivamente, e poi adesso sono stanco, non ho magari neanche le energie fisiche, mentali, emotive per rimanere così su. E allora è un periodo un po' più di quiete per me. Posso però scegliere invece di non andare così su e non andrò sicuramente così giù. Sarò sempre ad un livello che è comunque molto più stabile, molto più centrato. E mentalmente cosa faccio? Letteralmente mi astengo dal giudicare perché io sono consapevole che il giudizio è un focalizzarsi solo su una parte di un qualcosa che ha diverse sfaccettature. Questo comunque non significa non avere preferenze, perché l'anima ha preferenze. Ma l'anima discerne, cioè l'anima, ed è qua che entrano in campo le sensazioni e non le emozioni. L'anima tramite le sensazioni, perché sa, la nostra anima ha una panoramica molto più grande della nostra vita. Faccio l'analogia che uso di tanto, la nostra visione animica, io la considero come un'aquila che sorvola la foresta, che vede sopra quello che invece l'ego, il piccolo io, il piccolo sé, non vede. Il piccolo sé, l'ego, la mente è quella, immaginate in una foresta con tanti alberi, che pensa, cavolo, come faccio a uscire da questa situazione? Cavolo, sto male o che ne so. Ok?
Ma invece l'anima da sopra l'aquila ha la panoramica completa e riesce per cui a farci capire qual è la direzione da prendere senza giudicare come fa il piccolo sé, perché il piccolo sé dice: ah, questo è bello, questo è brutto, questo però non sappiamo quello che a noi è più opportuno. Ma invece la nostra anima, l'aquila, non comunica tramite emozioni a noi. Le emozioni sono mentali, il piccolo sé ci crea le emozioni. L'aquila comunica con le sensazioni, che sono appunto quel sesto senso, quel qualcosa che ti dice sì, vai, no, non andare. Anche se magari razionalmente ti dici: ma no, ma cavolo, ma qui dovrei, è un'opportunità, quella persona, quella situazione. È considerata essere fantastica, ok, però quel qualcosa ti dice no. E poi penso vi siate già trovati nella situazione di dici: cavolo, avessi ascoltato quel non so che era fievolo e non era forte, non era prepotente, però me la sono raccontata e mi sono magari allontanato dalla situazione, dici non l'avessi fatto, o mi sono avvicinato dalla situazione, ok? Ma anche qui va bene tutto, perché alla fine la vita è perfetta così com'è. Anche quando facciamo uno sbaglio e di nuovo soffriamo, soffriamo. Qual è il problema? Lo facciamo finché arriverà il momento che capiamo. Ok? Ma questo perché? Perché la nostra anima, la nostra essenza non si fa problemi. Cioè, questa vita è un puntino nell'eternità. Cioè, la vita vera è infinita. La morte è un concetto, è una transizione, ma noi di possibilità, di opportunità, ne abbiamo un numero infinito. Questo per dire che è tutto perfetto così com'è. A volte ascoltiamo quell'intuito, quell'istinto, quella sensazione subito, e a volte invece no, ci perdiamo nelle interpretazioni, nelle emozioni. E vabbè, era appropriato che facessimo quel giro lì. Allora, così. Giuliano dice: le emozioni le creiamo noi, quindi. Sì, in base a come ci sentiamo. E la sensazione che ci fa creare l'emozione deriva dal pensiero. Allora, le emozioni sì, le creiamo noi. Le creiamo noi. Allora, ci sono diversi tipi di emozioni. In base a come ci sentiamo, sì, anche. E la sensazione che ci fa creare deriva dal pensiero. Allora, l'emozione può essere una sensazione interpretata. Faccio un esempio. Io potrei sentire una certa sensazione, sentire freddo, ok? È semplicemente una sensazione, ho freddo. Quando io sento ho freddo o ho fame e aggiungo a quella sensazione, invece di vivermela e basta, e per esempio, se ho freddo mi posso coprire e solo il mio corpo mi dice: hai freddo, copriti, mi copro, ho fame, mangio. Se noi vivessimo in maniera così basilare, organica, vivremmo veramente organicamente, secondo me, animicamente. Ok, molto più come gli animali, ma io considero gli animali come anime incarnate e molto più rispettosi di quello che sentono. Loro discernono. Noi, se onorassimo quello che ci sentiamo, secondo me saremmo più connessi con la nostra anima e discerneremmo. Però cosa succede? Che a volte noi abbiamo fame o abbiamo freddo e ci arriva un pensiero. E il pensiero è: cavolo, e se non riuscissi a sfamarmi o se non riuscissi a coprirmi? E allora lì arriva l'emozione. Qual è l'emozione che conosciamo tutti? La paura. Ok, in quel caso, ma questa paura non ha ragione di essere, questa paura è creata. Pensiamoci, la maggior parte delle nostre paure al giorno d'oggi, soprattutto noi nei paesi occidentali, dove per tanto che abbiamo paura, io non penso che nessuno di noi qua morirà di fame, però pensiamoci un po', però noi abbiamo paura. Di cosa? Di non guadagnare abbastanza, di non farcela. Ma queste emozioni, questa paura, sono il frutto di interpretazioni, perché in effetti noi abbiamo freddo, ci copriamo, punto, finito.
rimaniamo presenti, facciamo quello che vogliamo fare, ma noi no, noi abbiamo freddo, diciamo, adesso posso coprirmi, ma domani magari non posso coprirmi. Oggi posso mangiare, ma domani magari non posso mangiare. Questi pensieri associati a delle emozioni, sensazioni che sono solo, che ci chiedono solo di soddisfare un bisogno immediato, creano le emozioni, mi rendo l'idea. E poi ovviamente siamo così abituati ad ascoltare queste storie che creano queste emozioni, che poi l'emozione crea il pensiero negativo e diventa un circolo vizioso che, da cui a volte tante persone non ne escono. E questo è il motivo per cui nei paesi dove abbiamo tutto, ma proprio tutto, noi siamo dei, rendiamoci consapevoli, noi viviamo, potremmo veramente goderci la vita dal mattino alla sera, ragazzi, eh. Ma veramente, invece no, ci facciamo tanti problemi. Ci sono persone che hanno disponibilità economiche molto grandi, eppure sono depresse o sono ansiose. Finiscono in psichiatria proprio perché questi pensieri negativi alimentano emozioni negative. Ma la realtà è che, e io non mi stuferò mai, io il mio compito qua è quello solo di far capire questo alle persone, facciamo tutto noi, ripeto, facciamo tutto noi. Se noi stiamo bene, siamo sereni. È il frutto di un nostro pensiero, di una nostra interpretazione, di una nostra credenza. Se noi stiamo male, facciamo tutto noi, inconsciamente, ovvio. Però io questo è per dire, chi sta male, se è stufo di star male, potete star bene. Perché noi siamo abituati a credere che io, a seconda di quello che vedo, credo. Ma non è così, è il contrario. Io credo, io vedo quello che credo. E ve lo dice uno che l'ha vissuta queste cose. Io credevo che il mondo fosse brutto e le mie esperienze mi confermavano che il mondo era brutto. Io adesso vivo in un bel mondo. Perché? Perché io ho semplicemente scelto di credere che il mondo è bello. Ma in fondo il mondo non è né bello né brutto, il mondo è quello che è, la realtà è quella che è, alla realtà, alla vita non gliene frega niente, non potrebbe importargliene di niente, meno delle interpretazioni che noi le diamo. Le cose sono e basta. Ma le cose o le persone, noi non le vediamo per come sono, noi le vediamo per come noi crediamo che loro siano. E questo è il segreto. E questo è il segreto. Le cose, le persone e tutto il resto sono come sono, come crediamo che loro siano. Questo è compito nostro, questa è la nostra responsabilità. E noi possiamo, ok, possiamo sicuramente imparare, come abbiamo detto, a gestire, a controllare le azioni, se proviamo delle emozioni negative per non creare del karma negativo. Possiamo comunque addirittura eliminare le emozioni negative, ve lo assicuro. Ripeto, primo riconoscendo che è un riconoscere un fatto, non sto dicendo scegliendo di credere, è diverso, riconoscendo e accettando il fatto che siamo noi responsabili delle emozioni che proviamo. Ok? Questa è la prima cosa, perché se non fate questo, voi non vi libererete mai dalle emozioni negative. Questa è la prima cosa, il rendersi responsabili. E poi si lavora su cosa? Si lavora sulle interpretazioni negative che hanno generato le emozioni negative. È così semplice. Di base, ragazzi, riguardo a tutte le emozioni negative c'è un pensiero che è universale. E il pensiero è questo. Le cose dovrebbero essere diverse da come sono. Le persone dovrebbero essere diverse da come sono, comportarsi in modo diverso. Tutto questo è frutto di cosa? Delle nostre aspettative. La nostra sofferenza emotiva non è altro che il prodotto delle nostre aspettative. E allora cosa si fa? Ci si rende autosufficienti.
autonomi emotivamente, cioè ci si rende responsabili, ci si rende conto, come vi ho detto e ve lo ripeto, io sono qua a ripetere questa semplice verità finché non entra. A certe persone entra un po' prima, a certe persone ci mette di più, certe persone proprio non vogliono ascoltarla e continuano a credersi vittime. Ma non è così. Noi siamo solo vittime dei nostri condizionamenti mentali, dei nostri pensieri negativi. Di nient'altro, il mondo fuori non ha potere su di noi, gli altri non hanno potere su di noi. La nostra libertà emotiva, ed è questa la nostra libertà spirituale, è nostra responsabilità. Ok? E per chi pensasse sono tutte frottole, è evidente questo fatto. Guardate quante persone hanno tutto nella vita agli occhi del mondo e soffrono. Perché sono vittime della no loro negatività. Ci sono persone allo stesso tempo che veramente soffrono, perché magari veramente sono in situazioni economiche molto, molto gravi, magari anche in situazioni fisiche molto, molto gravi, però sono serene. Quello è il miracolo. Sono serene, magari addirittura felici. Perché? Perché hanno capito questa cosa, perché hanno capito che sono loro, indipendentemente addirittura dalla loro situazione fisica o economica, che possono gestire la loro emotività. È così semplice. Facile a dirsi, difficile a farsi a volte, è vero, ma è difficile finché non abbiamo veramente capito come funziona e non abbiamo esercitato queste cose. È un po' come allenarsi a fare qualcosa, a suonare il piano, andare in bicicletta, a leggere, a scrivere, no? Ma quando diventa facile, per esempio, a scrivere o a leggere, noi non ci pensiamo più, pensiamo sia una cosa facilissima, ma vi ricordate quante volte, quanto ci siamo dovuti esercitare con la lettera minuscola, poi maiuscola, poi una frase, poi un'altra, un'altra? E lo stesso è qua. Ci vuole un po' di allenamento, ma con un po' di allenamento e dedizione la cosa diventa poi automatica. E quando la cosa diventa automatica, siamo diventati dei maestri o dei mistici, ok? Siamo poi persone che, confrontati con la stessa situazione dove prima andavamo fuori di testa, adesso siamo sereni. E quello, secondo me, è il vero miracolo, quello è il vero potere. Quando la situazione esterna è la stessa, ma io me la percepisco, me la vivo in modo diverso. Cosa c'è di più bello della vita? Io quando ho scoperto questa cosa, e continuo sempre a scoprirla, sempre di più, perché comunque no, uno non è che arriva, si fermerà mai, cioè che c'è sempre da migliorare, no? Però quando ho capito questa cosa, veramente per me è la cosa più fantastica che avessi mai potuto capire. Comunque, Romina dice: sì, amo infinitamente il positivo, il bene. Letizia dice: a nessuno è successo che le emozioni si siano appiattite. Nessuna grande emozione, né positiva né negativa. Tracciato piatto, forse a causa della prolungata sofferenza o cosa? Grazie, Letizia. Ecco, cosa intendi per appiattimento, per tracciato piatto? Sofferenza o cosa? Cioè, da come scrivi. Non so se stai intendendo come se non ci fossero più energie per provare entusiasmo nella vita, è quello che immagini? Perché in quel caso lì, io direi allora, prima di tutto, di prendersi cura a livello proprio fisico, cioè assicurarsi che si dorma, che si acquisiscano energie fisiche. Che si mangi bene, ok? E poi quando si hanno le energie fisiche, se si è ancora piatti emotivamente, penso che sia dovuto al fatto che c'è ancora della negatività, magari non conscia ma inconscia, c'è ancora un qualcosa di irrisolto che si può risolvere. Si può risolvere, tra l'altro, anche qui ci sono diversi modi, perché comunque non è così facile, per certe persone è più facile dire, boh, mi focalizzo sui lati positivi delle situazioni e
e cambia tutto. Per alcune persone è più facile, per alcune persone non è così facile, perché anche qua ne parleremo poi meglio quando parleremo delle costellazioni familiari sistemiche, ma persone che hanno una tendenza a essere negative, pessimiste, potrebbe essere che lo fanno proprio per una lealtà familiare inconscia, cioè magari la mamma o il papà o entrambi i genitori o addirittura magari i nonni o uno di loro era una persona depressa, una persona fortemente negativa. In quel caso, e ci sono dei metodi con le costellazioni familiari, è possibile quando si identifica a chi si è leali e si è leali normalmente per amore cieco, per questo amore infantile che l'anima ha quando si incarna, che dice io come te, per dimostrarti quanto ti amo, io vivrò male come te, io sarò negativo come te. E a volte. E le costellazioni sono così potenti, questo metodo è così potente che quando si capisce questo, quando si pronunciano quelle che si chiamano le frasi riconciliatorie, le frasi risolutive, e ci si sgancia proprio da questa lealtà e si inizia ad amare in modo invece consapevole, allora poi sì che sarà più facile anche focalizzarsi sugli aspetti positivi delle situazioni. Questo per dire che non tutti riescono a fare la stessa cosa così facilmente, però tutti possono rendersi consapevoli che consciamente o inconsciamente siamo noi che generiamo le nostre emozioni. Questo è determinante, perché se noi, finché noi crediamo di essere vittime di quello che succede fuori di noi, è difficilissimo che riuscire a liberarsi. Giuse dice, ci vuole molta maturità, molto. Eh sì, la maturità implica essere responsabili. Una persona che è matura è una persona responsabile. E la responsabilità è proprio quella che dichiara, sì, io sono responsabile della mia emotività. Non è lui o lei che si sono comportati in un certo modo, che mi fanno star male. Sono io che mi regalo l'emozione negativa. Che poi comunque, pensate, come dicevo, a livello di energia, ok? Noi siamo esseri energetici, vibrazionali. Se io ho un'energia negativa dentro di me, o comunque una convinzione negativa che crea un'emozione negativa, latente, anche solo una cosa piccola, cosa succede? Che noi emaniamo questa vibrazione, e questa vibrazione cosa fa? Questa energia negativa è come una calamita che risuona con una situazione o qualcuno che è la stessa, che dà conferma di questa mia energia negativa che emano fuori. Ok, per cui potrebbe sembrare certo che cavolo, mi ha attaccato briga lui, mi ha rubato il portafoglio lui, a me succedono queste cose, mi è venuta questo malessere, ma queste cose energeticamente erano già dentro di noi, erano già dentro di me. Quando io capisco questo, quando io lavoro e sento queste mie energie dentro e le capisco e le trasformo, per così dire, poi questa energia diversa risuonerà con situazioni, cose diverse, ok? E ve lo dice uno che appunto io ero afflitto da incidentite, io me le tiravo come una calamita, mi tiravo chi mi rubava le cose, mi tiravo chi attaccava briga, mi tiravo gli acciacchi fisici. Adesso queste cose non succedono più. Perché? Perché ho lavorato sulla mia energia interna. Adesso io risuono con altre situazioni, con altre persone. Ok? Se perdo il portafoglio, il telefono, veramente, se mi succede, tutte le ultime volte che mi è successo, mi ritornano queste cose addirittura. Mi spiego? Questo per dire che da persone mature e responsabili, noi ci possiamo prendere cura della nostra energia e non curiamoci dell'energia degli altri. Ragazzi, non perdete tempo, è una perdita di tempo
quando lo so che lo facciamo perché, perché viviamo in una società che è tutta punta al dito fuori, no? Però tutte le volte che pensiamo perché lui, perché lei, perché la situazione, stiamo perdendo tempo ed energie, ok? Non serve a niente, a niente, a niente. Riportiamo tutto a casa. Come mi sento, come mi sento, come mi sento e chi scelgo di essere. E come scelgo di comportarmi in relazione a questa cosa, situazione o persona? Un altro consiglio. Empatia, sì verso le nostre emozioni, sì verso i nostri pensieri, perché se non abbiamo empatia e accettazione verso i nostri pensieri e le nostre emozioni, non possiamo averla al di fuori. Ma empatia e comprensione al di fuori è anche utile. Cioè, la persona sgarbata, la persona che ci fa un torto, noi non sappiamo perché ci fa un torto, ok? Magari a quella persona è successo qualcosa veramente di tragico e noi non lo sappiamo e pensiamo che lo faccia per cattiveria, ma magari non è così. Giusy dice: ci vuole molta maturità, molto lavoro su se stessi, non sarà facile riuscire a controllare le emozioni. Certo, ci vuole tanto lavoro su se stessi, ma questo lavoro su se stessi, è la cosa più, secondo me, il lavoro più che rende di più nella vita. Perché quando abbiamo fatto questo lavoro su noi stessi, tutto il resto si trasforma, ragazzi, tutto diventa molto più facile. Cioè, non è che le cose non succedono, però non ti sbalottano più e comunque non succedono più come prima, te le tiri di meno, come dicevo prima. E comunque. Grazie per ricordarti di nuovo, controllare le emozioni. Qui non intendo controllare le emozioni, io intendo proprio generare le emozioni, ok? Generare emozioni diverse. E poi comunque, quando per esempio c'è la rabbia, io quando provo rabbia, non è che la controllo, cioè sicuramente non tiro niente a nessuno, non sono violento e non giudico neanche, non sono, però la riconosco. E comunque se esce la rabbia, se qualcosa mi fa arrabbiare, adesso è proprio perché è un qualcosa che non mi piace veramente. Però non è un controllare. Faccio un esempio, Giusy. Se succede un qualcosa che non mi piace, o qualcuno mi arrabbio con qualcuno. È molto più, non è che me la tengo, dico no, cavolo, sento questa rabbia, mi sento arrabbiato, mi onoro questa rabbia, ok? Mi sento arrabbiato e già, per esempio, già solo il fatto di mi sento arrabbiato, la fa uscire, la fa, la, lo, ne sono consapevole e la faccio uscire, magari urlando, dico, oh, ma cos'è sta storia? Cioè, ok, però non ho detto, ehi, tu brutto papapapapapapà, che attacco, quello, il giudizio è un attacco psichico, eh? E crea delle grandi conseguenze. Però se ti comporti in un modo che non mi piace, posso dire, oh, mi sento, mamma mia, mi sento arrabbiatissimo. Non mi è piaciuto come ti sei comportato. Non mi è piaciuto come ti sei comportato. Hai capito? Io non ho giudicato niente, nessuno. E neanche l'azione. Ok? Non mi è piaciuto. E questa rabbia è uscita già dopo, quando la facciamo uscire, l'emozione, non controllatela mai, è andata. L'emozione è un'energia, noi siamo dei trasformatori di energia, ok? L'energia viene, la sentiamo e se ne va. Se noi la vogliamo controllare, facciamo attenzione perché si somatizza, eh? Si somatizza. Ormai si sa che tante, per esempio, le ulcere o anche i tumori, ma quasi tutti gli scompensi fisici sono delle manifestazioni di energia negativa che noi non abbiamo fatto uscire, eh? Per cui veramente è molto più sano, magari non per gli altri, no, scherzo, gli altri anche se gli urlate dietro, però perlomeno è molto più sano se noi riuscissimo, quando siamo arrabbiati, a far uscire la rabbia, a farci dire, ah, cavolo, che ne so, urlare, ma basta, no? Noi è andata, gli altri comunque anche per esempio una persona, metti un collega, no? Si comporta in modi che non ti piacciono. Guarda che è più sano per tutte e due che gli dici, oh, questa cosa non mi piace, perché quell'energia se n'è andata. Quando noi, il collega, dico collega per dire, no, fa qualcosa che ci fa arrabbiare, non diciamo niente, la controlliamo questa energia, credete che se ne vada? No, no, un po' la somatizziamo, ma un po' cosa fa? Crea un muro, si interpone tra noi e il collega, o il nostro partner, o il nostro fratello, sorella, familiare, ok? E questa energia è che ci distanzia.
Per quello che a volte è ancora molto meglio dire, guarda, che ne so, farsi una bella sfuriata, guarda, basta, questa cosa mi ha fatto proprio arrabbiare, non mi è piaciuta. Questa energia poi se ne va e l'aria è di nuovo pulita tra di noi. Certo, magari non ti è piaciuto perché mi hai fatto una sfuriata, però cavolo, non mi è piaciuto. E poi perlomeno sei consapevole che quel comportamento, chissà per che motivo, non mi è piaciuto. Rendo l'idea. Anche lì non è, io non sono qua a dire cosa è meglio, cosa è peggio, cosa è più appropriato fare in ogni situazione, ma a livello fisiologico il controllare, il trattenere l'energia emotiva non è mai, mai, mai una cosa sana. Ecco. Ciao Felicetta. Ciao Anna. Allora, Romina dice, io sento tante cose belle, ma non so come devo fare. Come devi fare? Contattami in privato. Andiamo più a fondo. Quindi, cosa devi fare? Dovresti dirci adesso, tra l'altro abbiamo un minuto, dovresti dare, dovresti, dovremmo, dovresti darmi, darci, potremmo anche farlo insieme una volta, una situazione in particolare e poi possiamo lavorare nello specifico, perché qui stiamo. Ovviamente stiamo ipotizzando qualcosa che possa andare bene per tutte le situazioni, ma sinteticamente ti ripeto, Romina, non so se hai sentito prima, ti rendi centrata, ti focalizzi sul respiro e sapendo che tu non sei i tuoi pensieri e le tue emozioni, ampli la tua consapevolezza e assumi un'attitudine amorevole ed empatica verso quello che pensi e quello che provi, e i tuoi pensieri e le tue emozioni, ok? E inizia a fare così. E inizia a sentire, vedere questi pensieri, queste emozioni anche magari che non ti piacciono, ok? E questa cosa bisogna viverla. Quando questa cosa è fatta bene, ti renderai conto che poi queste emozioni, quando le guardi, se ne vanno, non ti travolgono come prima. Non perdono potere, le senti, le vedi, ma non ti prendono come ti avrebbero preso quando tu ti identifichi completamente senza essere consapevole di chi sei veramente. Oh, dobbiamo salutarci. Di solito la soluzione è dentro al problema, ma accecati dalle emozioni non la vediamo. Esattamente, le emozioni ci accecano. Quando c'è un'emozione in corso, noi non siamo più obiettivi. Anna dice, io sono negativa su me stessa, ma positiva per gli altri, ma non riesco ad avere un equilibrio di stabilità. Mi dice, concordo con te. Adesso continuo a leggere, ci sono altri commenti. Li leggo e rispondo sui messaggi, però adesso dobbiamo proprio salutarci. Ragazzi, è stato bellissimo come sempre. Vi ringrazio, vi auguro una bella serata. Ci vediamo tra 2 settimane, stessa ora. Stesso gruppo. Ciao a tutti, buona serata. Ciao ciao.